Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso Padre San Francesco da Paola, tutti siamo convinti che il perfezionamento della vita esige continuità e costanza nella via della virtù e della grazia. Tu sei per noi vero modello perché hai saputo vivere con continuità nella ricerca della volontà di Dio e con perseveranza nelle opere di bene. Hai vissuto il primato della carità di Cristo, affermando che inutilmente si comincia il bene se lo si lascia prima della morte. La corona viene data in premio ai soli perseveranti, fa che siamo sempre proiettati verso la gloria futura. Quest'ultimo venerdì non sia la fine della nostra devozione verso di te, ma sia motivo per testimoniare a tutti la tua potente intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. La perseveranza significa costanza e fermezza nel bene intrapreso, senza mai perderlo nelle tentazioni, nelle difficoltà o nella noia, cui si potrebbe andare incontro. Perseveranza significa principalmente dono di morire nella grazia e nell'amore di Dio. Quindi, colui che vive lungamente, con fermezza nella pratica della virtù, ma verso la fine della vita abbandona la virtù e muore in peccato mortale, non ha il dono della perseveranza. Al contrario, chi comincia forse tardi a darsi a Dio, ma ha la grazia di convertirsi al tramonto della sua vita terrena e muore nei sentimenti di vera conversione, questi ha senza dubbio il dono della perseveranza. Tale dono, anche se non può meritare per giustizia, lo si può tuttavia impetrare ed ottenere con la preghiera e le lacrime accompagnate da una vita santa. Non si può trovare una perseveranza più risplendente e meravigliosa di quella di San Francesco da Paola. Egli è vissuto 91 anni senza mai stancarsi nel cammino della perfezione. Gli onori non hanno potuto scuotere la sua umiltà, la debolezza del suo corpo non ha potuto impedirgli la vita austera e penitente. Egli ha avuto la santa perseveranza fino alla fine, già che la Chiesa lo riconosce con gli onori della canonizzazione, uno dei cittadini del cielo. Non soltanto nella preghiera, ma anche nel lavoro, chiederò insistentemente al Signore il dono della perseveranza. San Francesco, eccoci davanti a te per rinnovarti tutto il nostro amore, la nostra devozione, la nostra fiducia. Noi abbiamo già sperimentato quanto sia grande la tua intercessione presso Dio. Attraverso te vogliamo giungere fino a Lui, riconoscendolo come Dio e Padre, e dirgli tutto il nostro amore di figli, la nostra fragilità di creature, la nostra miseria di peccatori. Donaci di seguirti sulla strada della penitenza evangelica, che è la strada della conversione del cuore, della scelta del necessario, della riconciliazione con Dio, con noi stessi, con gli altri e con la natura. Concedici di essere perseveranti nei nostri propositi di bene, osservando i comandamenti di Dio, i precetti della Chiesa e i doveri del nostro Stato, per poter essere forti contro ogni attacco del maligno. Alle nostre famiglie concedi di crescere nell'intimità e nella concordia, superando nella carità ogni divisione e discordia. Da tua famiglia l'ordine dei minimi possa essere fedele alla missione di essere luce che illumina i penitenti. Nelle tue mani, San Francesco, mettiamo i voti del nostro cuore, le nostre attese, le nostre speranze, il desiderio di ottenere da Dio le grazie delle quali abbiamo bisogno. Ottieni generose e sante vocazioni alla Santa Chiesa e ai tre rami dell'ordine, i religiosi minimi,
le contemplative minime, i terziari minimi. Fa che perseveriamo di bene in meglio, sia nello spirito che nella pratica dell'evangelica umiltà, dell'operosa carità, della salutare penitenza, sicché possiamo essere sale della terra e luce del mondo, e diffondere attorno a noi gioia e speranza di vita. Amen. Prega per noi, Santo Padre Francesco, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, grandezza degli umili, che hai scelto San Francesco da Paola, minimo tra i fratelli, per innalzarlo ai vertici della santità, e lo hai proposto al tuo popolo come modello e protettore, concedi anche a noi di seguire il suo esempio, per condividere con lui l'eredità promessa ai miti e umili di cuore. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo e per tutti i secoli dei secoli. Amen.